Buongiorno a tutti, sono Giuliano Olivatti, sono il presidente FIAIP di Bergamo, la Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali e delegato regionale alla cultura e formazione. Se sentite dei rumori sono i lavori in corso nella nostra bellissima via Milano e purtroppo devo dire ci sono lavori in corso anche nel settore creditizio e non sono notizie vantaggiose per gli agenti immobiliari. Noi sappiamo che fin qui era normale per un agente immobiliare poter segnalare un cliente ad una banca che poi, fatte le dovute verifiche e verificata appunto la solvibilità e la bontà del cliente, poteva fargli un mutuo. In questo modo si era creato un triangolo virtuoso, possiamo dire, tra l'agente immobiliare, la banca e il venditore. Il proprietario venditore vendeva l'immobile, l'acquirente si faceva finanziare dalla banca, l'agente immobiliare faceva intermediazione immobiliare e faceva una segnalazione retribuita alla banca. Non erano grosse retribuzioni e comunque si premiava diciamo, la professionalità dell'agente immobiliare, il fatto soprattutto che portava alla banca un cliente sano, solido, un cliente che comunque era stato già in grado di versare una caparra e di impegnarsi per un preliminare di compravendita immobiliare. Che cosa è successo poi? È successo che man mano che crescevano le difficoltà nell'istruzione delle pratiche, c'era Basilea prima, Basilea 1, poi Basilea 2, Basilea 3, il credito diventa sempre più una materia tecnica professionale, a volte anche astrusa, l'agente immobiliare in modo del tutto naturale tendeva ad appoggiarsi a delle figure, diciamo, qualificate di consulenza, figure parabancarie, quelli che si chiamavano mediatori creditizi. Quindi si era creato comunque all'interno di questo triangolo virtuoso che dicevamo prima un'ulteriore sinergia, un'ulteriore collaborazione, non obbligata da nessuno se non dalle leggi di mercato, per cui l'agente immobiliare si faceva aiutare dal suo amico consulente e mediatore creditizio per istruire la pratica, presentarla nel modo giusto alla banca, riuscire ad avere il sospirato mutuo e chiaramente poi anche la segnalazione retribuita della banca veniva suddivisa tra l'agente immobiliare che come promotore dell'operazione portava il cliente e il mediatore creditizio che appunto confezionava la pratica in modo che il cliente avesse il mutuo e quindi tutti d'amore d'accordo. Cosa è successo poi? È successo che il credito al consumo e comunque tutta la materia creditizia e quindi anche la materia dei mutui immobiliari e della mediazione creditizia è stato sottoposto ad una profonda revisione con una normativa, un processo normativo che è partito nel 2008 quando il governatore della Banca d'Italia era Mario Draghi, oggi sappiamo che è il super Mario alla guida della BCE, speriamo che lo faccia bene anche lì, e appunto Super Mario, che già allora era visto come una sorta di intoccabile nume banco finanziario, aveva elaborato, aveva cominciato a mettere mano, influendo pesantemente sull'attività legislativa, a questa riforma del sistema creditizio. Questa riforma in buona sostanza sta arrivando oggi agli sgoccioli, siamo verso la seconda metà del 2012, a breve diventerà operativa. In buona sostanza che cosa ha comportato? Ha comportato la scomparsa della figura del mediatore creditizio come libero professionista che appunto metteva in contatto l'istituto di credito con il cliente. La creazione di società di mediazione creditizia con almeno 120.000 euro di capitale versato e con tutta una serie di obblighi lunari per poter operare, il fatto che il mediatore creditizio, che prima era un libero professionista, un po' alla stregua dell'agente immobiliare, sia diventato, qualcuno dice, il passacarte di queste grandi centrali della mediazione creditizia, perché diventano sostanzialmente dei parasubordinati, verranno inquadrati probabilmente come agenti o rappresentanti, ma di fatto, mi perdonino agli interessati, anzi tutti sanno quanto noi a Bergamo abbiamo realizzato per la sinergia tra agenti immobiliari e mediatori creditizi, però mi perdonino i mediatori creditizi, loro stessi onestamente lo dicono, stanno rischiando di diventare un po' dei galoppini, dei passacarte di queste grande società di mediazione creditizia. Quindi una categoria comunque devastata da questa riforma. Attenzione, ce n'è un'altra che viene pesantemente toccata dalla riforma e siamo noi agenti immobiliari. Perché? Perché
Nelle more di questa rivoluzione della materia creditizia si è arrivati a stabilire, e ovviamente non l'abbiamo fatto noi, che l'agente immobiliare non possa più fare una segnalazione professionale e retribuita alla banca, cioè l'agente immobiliare non può più segnalare il cliente alla banca, nemmeno attraverso il mediatore creditizio, o meglio l'ex mediatore creditizio che adesso è diventato collaboratore di una società di mediazione creditizia. O meglio lo potrà fare, ma non avrà diritto a nessun compenso, per cui poi c'è chi pensa a raccolta di punti, raccolta di figurine, ti portiamo il panettone a Natale, ma voi capite che gli agenti immobiliari casomai lo possono fare dei piaceri a titolo gratuito, ma non possono accettare il panettone a Natale e la mancia. Detto poi questo, va detto che qualcuno, nell'interpretazione ancora più rigorosa, ancora più stretta della normativa, arriva a dire che addirittura l'agente immobiliare nemmeno può parlare a titolo personale o titolo d'amicizia di finanziamenti con i clienti, perché altrimenti svolgerebbe mediazione creditizia abusiva. Poi sappiamo che in Italia tutto è un reato gravissimo, salvo l'omicidio, che poi in pochi anni gli omicidi, i plurimicidi escono, ma qualsiasi altra cosa è un reato gravissimo. Allora io voglio dire molto semplicemente questo: questa normativa del 2008 ha devastato due categorie, una quella dei mediatori creditizi che stanno professionalmente morendo come mosche, e quei pochi che rimarranno diventeranno, grosso shock per loro, dei galoppini, se mi perdonate lo dico con grande affetto, e loro stessi lo dicono magari con termini diversi, un po' dei fantozzi di queste grandi società di mediazione creditizia. Questo noi non lo vogliamo, perché noi come FIAIP rappresentiamo non solo gli agenti immobiliari ma anche i mediatori creditizi, che sono dei liberi professionisti strutturatissimi che fanno in gran parte il lavoro delle banche per l'erogazione dei mutui e istruiscono le pratiche a regola d'arte. D'altra parte, ma questo lo sappiamo, quando si può picchiare qualcuno si picchia sull'agente immobiliare, che è brutto, sporco, cattivo. Infatti vedete che anch'io oggi ho la barba lunga, no? Proprio perché devo essere punito per il fatto di essere agente immobiliare. Dicevamo che l'altra categoria, che addirittura non potrà segnalare un cliente alla banca, ma forse nemmeno a titolo gratuito, neanche parlandone al bar, al secondo grappino con gli amici, perché altrimenti piomberà la polizia mandata da Mario Draghi per arrestarlo in flagranza di consulenza creditizia abusiva. Appunto, il povero agente immobiliare viene completamente espunto dalla filiera del credito. Quindi qui cosa otteniamo? Otteniamo che mentre le banche gradivano la segnalazione dell'agente immobiliare, perché dicevano gli agenti immobiliari ci portano clienti con un alto merito creditizio, in buon soldoni, in buona sostanza dei buoni clienti, no? E mentre i mediatori creditizi erano contentissimi di collaborare con gli agenti immobiliari, adesso bastonati i mediatori creditizi, bastonati gli agenti immobiliari, che cosa succederà? Io ho un sospetto che questa legge in realtà sia contro la mediazione creditizia, non a favore della mediazione creditizia, e voglio lasciare campo libero alle banche, che invaderanno i supermercati e i quattro cantoni della terra con dei negozietti dove sostanzialmente cercheranno di vendere mutui, prestiti personali e prodotti finanziari ai clienti. Per cui ancora una volta l'Italia è una repubblica fondata sulle banche, e viva le banche, e al diavolo tutti gli altri. Un caro saluto a tutti.